serie che ci manda un messaggio e non ci si guarda più negli occhi. Quindi la cosa più bella per me stasera è guardarvi negli occhi, è questo meraviglioso gioco di squadra umano, perché noi siamo fatti di carne, non come ci insegnano che siamo un profilo, siamo un avatar. Allora io vedo, per tornare al discorso cultura e montagna, la cultura secondo me si manifesta nei libri, ma non nasce dai libri. Le idee non nascono dall'intelligenza, si manifestano nell'intelligenza. Le idee soprattutto nascono da un palpito, da un fremito, e questo fremito c'è negli elementi naturali, c'è nel tramonto, c'è nell'aurora, ci sono nella rugiada questi elementi, negli occhi delle persone. E oggi invece ci dicono che la cultura è tutto quello che invece è artificiale. Per quello mi piace questo gioco di squadra, questa umanità, e quindi io continuerò a fare quello che ho fatto in questi 10 anni, lo farò ancora finché vivo, cioè credere. Io ho esordito tutta la serata dicendo, sembra una banalità dire credere nei propri sogni, ma oggi chi è capace di credere nella società del dubbio, che ti dicono tu non sei più un uomo o non sei più una donna, tu non vivi più su questa terra perché la terra è un puntino infinitesimale nell'universo, non si sa più che sesso sei, cioè praticamente noi siamo bombardati dal dubbio di ciò che siamo, di dove siamo in continuazione. Ma è la parola magica, è credere, e le idee nascono da una credenza che dopo la notte sorge l'aurora. Grazie. A sinistra c'è anche un brindisi. Grazie. Bravo.